Oggi è giovedì 1 luglio 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. Primo luglio 1905. In Italia, in attuazione della legge numero 137 del 22 aprile precedente, inizia la sua attività l'amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato. Sotto la direzione del Ministero dei Lavori Pubblici vengono previsti dalla legge a totale carico dello Stato la proprietà e l'esercizio della maggior parte delle società ferroviarie fino a quel momento operanti, tutte private. L'amministrazione autonoma è l'antenata dell'odierna società Ferrovie dello Stato italiano. La statalizzazione delle ferrovie viene decisa dopo 2 anni di dibattito. Nel 1903, infatti, il Parlamento inizia a discutere in previsione della scadenza fissata per il 1905 delle convenzioni per l'esercizio delle ferrovie con le principali società private, con le quali erano state accordate nel 1885, quando lo Stato italiano era intervenuto per riscattare le società private che versavano in dissesto economico. Le grandi società private sono tre: la Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo, che ha sede a Milano in Foro Bonaparte 31, nel palazzo che poi ospiterà la Edison. Dopo il riscatto da parte dello Stato, la società ottiene la concessione della ferrovia Terni-Perugia-Umbertide e l'incarico di costruire la rete delle ferrovie Calabro-Lucane. La Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, nata nel 1862 a Torino per iniziativa del conte Pietro Bastoggi, già ministro delle Finanze del governo Cavour, gestiva alcune reti nel nord e sul versante adriatico. Oggi si è trasformata nella Bastoggi S.p.A. ed è la più antica fra le società quotate alla Borsa di Milano. La Società per le Strade Ferrate della Sicilia era stata fondata a Roma nel 1885. Oltre alla rete ferroviaria siciliana, si occupava di gestire anche il servizio di traghettamento dei treni merci e passeggeri che collegavano Messina con Reggio Calabria e Villa San Giovanni. La decisione del governo, presieduto da Alessandro Fortis, di statalizzare le ferrovie viene presa per la mancanza di investimenti da parte delle aziende private e per le difficili condizioni di lavoro dei ferrovieri, che avevano portato negli anni precedenti a imponenti scioperi da parte del sindacato che li riuniva, la Federazione Nazionale dei Ferrovieri.